dentro, ci abbiamo dentro. Okay. Abbiamo appena terminato di ascoltare la catechesi di Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, vescovo ausiliare di Milano. Ho accanto a me due ragazzi della diocesi di Milano, Angelo di Lurago d'Erba e Sofia di Oggiono. Chiediamo a loro quali sono le impressioni immediate dopo aver ascoltato le parole di Don Mario, nelle quali ci ha raccontato come la Chiesa rappresenta un'esperienza molto bella dello spirito lungo la storia degli uomini. Angelo. Mi è piaciuto molto il fatto che abbia richiamato come la Chiesa non deve allinearsi a ciò che gli altri vogliono sentirsi dire da essa, quindi la stampa o il mondo in generale, ma comunque il fatto che la Chiesa debba avere un'anima propria e debba continuare nella sua missione, nei suoi principi e nei propri pensieri. Sofia di Oggiono. Anche a me è piaciuta molto perché ha aiutato davvero a riflettere, in particolare mi è piaciuta la riflessione sulla povertà, perché siamo abituati ad avere tutto, sembra tutto così scontato, invece anche la GMG dormendo per terra si riscopre, e avendo anche la dosso all'esterno si riscopre proprio la grazia di tutto quello che si ha, si vede anche le cose più piccole e scontate divengono veramente dono e quindi si riscopre il valore della povertà che sembra così lontana, così impossibile da noi a casa e invece andrebbe veramente riscoperta per ritrovare la pienezza della vita e dei singoli dettagli proprio di ogni singolo gesto anche di accoglienza. Thank you.
insieme.